Aspetti! Volevo dirglielo, la sua cioccolata era eccellente. Lei ha un dono. Deve solamente coltivarlo. Se le danno le ali, mia cara, lei potrà volare. Grazie. Tutto le fa paura, vero? Parlare con la gente, entrare in un negozio, vivere, è così? Anche lei. Io lo nascondo, sa? Ci si può riuscire. Ho una piccola attività, una sala da tè, la confetteria Mercier. Mercier è il mio nome. E mi piacerebbe avere una nuova gamma di cioccolato artigianale. Vorrei assumerla come cioccolataia. L'unico problema era che nessuno dovesse sapere che ero io a fare la cioccolata, altrimenti mi sarei bloccata. Non avrei potuto. Allora, perché nessuno sapesse che ero io la sua cioccolataia, il signor Mercier aveva avuto l'idea di raccontare che io facevo solo le consegne e che la persona che faceva la cioccolata era un eremita che viveva nascosto nel profondo del Vercors. I cioccolatini Mercier si vendevano sempre di più e nel mondo dell'industria del cioccolato tutti si chiedevano chi potesse essere quell'eremita e perché volesse restare nell'ombra. Sì, sì. È diventata una specie di piccola leggenda. È durata 7 anni.